Allora, a tutti ragazzi, sono StaBeacon95 e benvenuti in questo nuovo video di una miniserie dedicata alle pozioni di Minecraft, su come si distillano e sul loro funzionamento. In questo video tratteremo le pozioni di salto, le Potion of Leaping. Quindi schiantiamoci in prima persona, andiamo in classe, chiudiamo perché se no entra vento. Ed eccoci qua. Allora, gli ingredienti sono semplici. Le trempole d'acqua, le solite, e la verruca del Nether, che otterremo andando a acchiapparle. Ne le otterremo nel Nether semplicemente, ok? Ok. Come sempre qui abbiamo i nostri residui delle vecchie dei vecchi video che ci fanno compagnia. Me lo scordo sempre di toglierli, ma va bene uguale. Ok, con la verruca del Nether avremo la strana pozione. E con la zampa di coniglio, lo so, è triste come storia, ma serve la zampa di coniglio, andremo a ottenere la nostra pozioncina di salto. Che okay, intanto andiamo a preparare gli altri ingredienti. La zampa di coniglio. Vediamo un po'. Ecco la pozione di salto. Salto potenziato 3 minuti. Ora, se volete aumentarne il livello, basta che utilizzate la polvere di pietra luce. Se il nostro alambicco ci fa un favore, deve aumentare un pochino il passo. Quindi diventerà salto potenziato 2. E voilà. Ah, che dura 30 secondi in più se non ho visto male. Poi se volete aumentargli la durata, però questo non so perché da salto potenziato 2 ve lo scala a 1. Qui mi sa che vi conviene o aumentare la durata o aumentare il livello, che tanto vedete che aumenta da solo il tempo. E dovrebbe aumentare. Salto potenziato a 8 minuti. Ora, non so cosa vi serva a lanciarla, ma se ci infilate la polvere da sparo diventa una pozione lanciabile. Sì, se siete più di uno nel gruppo potete usarla, ma come volete voi, io ve le spiego tutte e poi a voi l'utilizzo delle vostre pozioni. Eccole qua, sono diventate pozioni da lancio. Io le posso lanciare a raffica perché sono in creativa. Ma non so perché. Ah no, funziona, vedi, salto un pochino più in alto. Ora aspetta, vi metto il latte qui, come ben sapete il latte serve per eliminare gli effetti. Salto basso. Magari salto un po' più in alto. Vediamo, provo a fare salto basso. Salto più in alto. Io non ho notato nessuna differenza, ma sì, in effetti c'è, perché sì, questo qui non lo fai a cose normali. Ok, alla Super Mario, dai. Allora, il video su come si fanno le pozioni di salto finisce qua. Se volete vedere altri video dedicati alle pozioni, basta che cliccate su uno dei riquadri della lavagnetta che appare in sovraimpressione. I link li troverete anche in descrizione. Mi piace già il video, iscrivetevi al canale e noi ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!